La corsa al latte. Stupido Isidoro, pensare che poteva sgraffignare tutte le mie consegne di oggi, ma la mia scaltrezza è risaputa. Non si vede neppure un pelo di Isidoro, perciò la consegna di oggi dimostra la superiorità del mio ingegno su quello stupido, inutile felino. Il latte è sparito! Impossibile! A meno che succede lì? Un cespuglio di azalea strisce arancioni che beve latte? Crede che non mi sia accorto del suo travestimento? Grazie per avermi avvertito, Isidoro. Ehi, lattaio! Oh, salve, signore! Salve e addio! Non mi avete consegnato il latte e avete sradicato la mia pianta. Siete licenziato. Forse hai bisogno di riposo, sei così pallido. Nessuna consegna a causa di quel gatto? Voglio crederti. Ma questa è la tua ultima possibilità. Consegna questa bottiglia a casa mia o ti licenzio. Lo farò, capo. Davvero? A noi due, Isidoro. Ah, questo è quello che si dice un buon servizio, consegna in mano. Ah no, quel gatto criminale ha preso il mio latte. Adesso gli faccio vedere io. Carica! Ora troverò un posticino tranquillo per berlo. Preso! Ho vinto! Ho vinto? Ovviamente questa sfida non posso assolutamente ignorarla. Resta solo da consegnarlo e il mio posto è salvo. Cosa? Ah! È il solito vecchio trucco dell'impalcatura, vero? Ecco fatto. Il mio posto è di nuovo salvo! Piano terra, prego! Già, ho trovato! Ehi, sbagli strada! Ha proprio ragione! Chissà, forse ora avrà capito chi ha vinto. Il vincitore al fin verrà. Non così in fretta, Isidoro. Ed ora è stato un piacere, micio bello. Gloria al vincitore. Preso. Oh, così non vale. Sentito un botto. Lei mio, ormai a me il latte. Prima dai uno sguardo giù. Non importa, il latte è la cosa più importante per me. Aiuto! Accidica, dopo una caduta del genere bisogna che lo controlli. Dopotutto le bottiglie sono molto fragili. Vai fuori e restaci. Se non altro salvate il mio latte. Latte di chi? Prendere il gatto più veloce della città è uno spreco di energia. Ti prenderò, gattaccio, ti prenderò. Ti prenderò, gattaccio. Vai a te. Ok, andiamo pure. Adesso sei bello che preso, mio caro. No, se comincio a correre. Esibizionista. Questa specie di supergatto è molto fiducioso, ma gli farò una bella sorpresa. Pensa di essere veloce, eh? Gliela farò vedere io. Preso è mio! Non vuol dire nulla vincere le battaglie, l'importante è vincere la guerra. Ah, è stata dura, ma è mio, tutto mio. E ora? Che succede? E perché torniamo indietro? No! Cosa hai fatto? È un lavoro pericoloso, ma il latte deve essere consegnato. Sì, sono d'accordo anch'io. Recuperare il mio latte sarà semplice. Ah, ecco il quartiere di Isidoro. E c'è anche il colpevole, come avevo pensato. Calarsi e colpire velocemente!
Beh, finalmente posso gustarmi in santa pace il mio latte. Non il mio, in ogni caso. Pensa di aver vinto, illuso, non è così. Isidoro non perde mai. Ecco la casa del capo. Non solo ho battuto Isidoro, ma ho anche salvato il mio lavoro. Oh, è tempo ormai che io usi uno dei miei famosissimi trucchi. Forse avrò anche l'aumento. Ma finalmente dammi il mio latte. Da ora in poi dai ad Isidoro Heathcliff tutto quello che vuole. È chiaro, figliolo? Oh, sicuro, capo. L'azienda è vostra. Da adesso la vita sarà più semplice. Già, adesso la vita sarà più semplice.